Salve ragazzi e ben ritrovati su Pokémon Mystery Dungeon, i portali sull'infinito. Nell'episodio precedente abbiamo oltrepassato un dungeon insieme al nostro ormai fidatissimo amicone Hydreigon. Vabbè, mo non esageriamo, dai. Comunque, in ogni caso, quest'oggi ci prepareremo a passare un altro dungeon parecchio grande, quindi direi di partire immediatamente. Ma prima, volevo dirvi che, sì, vabbè, ho dato una sistematina alla borsa, quindi diciamo che è un po' tutto in ordine, bene o male. Diciamo che ci sono gli stessi strumenti degli episodi precedenti. Sì, siamo pronti. Ah, ci sono le onde V di tipo elettro. Pikachu sarebbe stato contento. Chissà dov'è adesso. Landa secca, piano 1. Ok. Allora, da quanto ho capito, questo qui è un dungeon parecchio difficile. Cioè, sì, spero vada bene. Anche perché fondamentalmente ci sono dei Pokémon di tipo erba. Dai, non missare. Iniziamo bene, oh. Zebstrike dietro, Lifion. Hydreigon, dove vai? Gli devo cambiare la tattica. Guarda un po' te, cosa mi tocca fare. Hydreigon, non disperdiamoci, perché siccome Hydreigon è deficiente, continua a disperdersi inutilmente, non sapendosi il motivo. Oddio. Vai Hydreigon. No, 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 no. Hydreigon, per favore, svegliati. Allora, adesso non so cos'era. Se non sbaglio era melo d'erba. Vabbè, in ogni caso i Lifion addormentano, quindi è pericoloso stare accanto ai Lifion. Si devono mandare KO in men che non si dica, da quanto ho capito. Ok, abbiamo le scale, le prime scale. Landa secca, piano 2. Benone. Allora, questo qui non dorme? Oppure sì? Sì, cioè no, non dorme. Allora, nitrocarica. 58 di danno. Cos'è? Un Revital Seme! Wow! Ragazzi, mi mancava nel Revital Seme. Aspettate un attimo. Sì, 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 sì. Assolutamente. È stata davvero una botta di culo perché un punto che luccica. Sta succedendo tutto così con molta velocità. Non ci capisco niente. Calmi. Comunque sì, davvero, mi servivano i Revital Seme. Intanto ho trovato delle gravel rocce e un bazar, il bazar di Cacleon. Questo cos'è? È un altro Revital Seme questo. E io ho i soldi. E lo raccolgo. Lo raccolgo, sì. Cos'è? Allora, il conto è di 800... Sì, sì, tranquillo, tranquillo, Cacleon, eh? Un attimo. Questo è un seme impeto. Questo si fionda addosso a me, cioè se non gli paghi proprio la merce, proprio si incavola pesante. Ok, basta. L'importante è aver recuperato già due Revital Semi. Qui c'è una stordisfera. E un'altra stordisfera. Perfetto, sta andando benissimo. Siamo al piano 3 della landa secca. E lì c'è un Lifion che potrebbe dare fastidio. Dai, bravo Hydreigon, via. Chi c'è qui? Ah, guarda lì, ci sono altri Pokémon. Tipo un altro Lifion? Sì. Ok, via, ce l'abbiamo fatta. Cosa c'è qui? Un Evadisfera e un Appellosfera. Boh, io in tutti i casi raccolgo tutto. Ci sono soldi anche a terra, io li raccolgo. Basta, ci siamo. Siamo al piano 4 della landa secca. Tutto procede meravigliosamente. Già solo aver trovato due Revital Seme, veramente ragazzi, è stato un tocca sana. Ok. Bene. Attacca, bravo. C'è un altro Pokémon, sì. E Simisear? Aspetta, ma Hydreigon ci ha boato. Devo disattivargliela. E gli do un altro strumento. Aspettate un attimo. Dovrei avere un altro nastro forza. Mi pare di... Eccolo qua. Un nastro forza. Lo diamo ad Hydreigon. Così in tutti i casi magari potenzia le mosse anche lui. Benone. Però è ancora qua Simisear. Vabbè. Bye bye. Sì sì, ti salutiamo. Ok ragazzi. Seme tenebra non mi interessa. Ok. Adesso sta a trovare le... Devo trovare le scale.
Attiviamo Bracer perché tanto sono a distanza, è l'unica mossa con cui posso attaccare lateralmente. Vediamo cosa c'è qui in basso. Niente. Qui sulla sinistra. Vicoli ciechi, perché giustamente vicoli ciechi. Lilligant! Che caruccio sto Pokémon. Peccato che io non possa reclutare i Pokémon che si trovano all'interno di questo dungeon. Da quanto ho capito c'è proprio non posso reclutare nessuno. Ok, qui cosa abbiamo? Non lo so, c'è un altro Simisear. No, ma sul serio, qui i Pokémon sono troppo... Ehi, mi trovo dietro di te. Stai molto attento. Un seme tenebra. E le scale. Bene. Siamo al piano 5. Che poi, se non sbaglio, questo dungeon dovrebbe essere composto da circa una decina, quindicina di piani. Quindi, boh, non lo so. In ogni caso ci sono le condizioni atmosferiche, ovvero c'è grandina. Ma che ci fa lui qui? Scolipid. No, dai, non missare però. Ok, dai. Vai. Via? Sì, perfetto. Già che è super efficace. Comunque non è una situazione delle migliori essere in un piano in cui ci sono le condizioni atmosferiche attivate in un modo brutale e poi non recuperare nemmeno un punto vita, specialmente trovando due, anzi tre Pokémon contro in una via di qua. Va bene, calmi, buoni. Aspetto che mi avvicinate, eh. Le miau, no, no, no! Oddio ragazzi, oddio, oddio. Vai, 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 Dragon. Mi stava per mandare KO, sapete che vuol dire? Fortuna che quella mossa non ha crittato e non ha fatto più di due colpi, ecco. Perché se non sbaglio mi ha colpito per due volte. La baccarancia è d'obbligo perché giustamente, come ben sapete, almeno suppongo, che quando perdete danni in una stanza in cui ci sono le condizioni atmosferiche attivate, tipo, ne so, il ghiaccio in questo caso, mentre grandina, non si recuperano i punti vita. Quindi voi potrete continuare a perderli. Aspetta, c'è qualquadra che non cosa. Fatemi capire, cosa ci fa Zebstrike qui? Non era uno Scolipid? Ma che succede in questo dungeon? Allora, un attimo. Devo prima realizzare tutto ciò. Ok, nitrocarica 53. Bracere e bye bye. Ok, diciamo che sto riuscendo a domarli per adesso, ok? Siamo al piano 6. Più avanti non lo so, spero vada bene. C'è uno Scolipid che va KO in men che non si dica. E scale, che bello. Ok, siamo al piano 7 della landa secca. Che poi, se non sbaglio, dovremo riandare al Pokeparadiso. Perché dobbiamo portare ai Dragon al Pokeparadiso. Sinceramente non so come andrà questa faccenda qui, però, boh, spero bene. Attacchi che missano. Io mi tiro indietro, così c'è anche ai Dragon ad attaccare insieme a me. E rotolamento a manetta. Benissimo, mi lascio un velo difesa e basta. Intanto le soundtrack mi gasano un casino, sono bellissime. Beh, del resto è Pokémon Mystery Dungeon, ragazzi. Ogni host, ogni soundtrack è bellissima. Soldi e scale. Bye bye Lithion. Era pronta ad attaccarci. Stupidi Lithion. Siamo al piano 8. C'è un Pansage che rompe le balls. Ok, bye bye. Sì. Una Mungus. Questi non li avevo ancora visti. Intanto c'è l'attacco coordinato, quindi in ogni caso di difficoltà potrò attivarlo, come ben sapete. Avvicinati, stupido. Ok. Mamma mia che attacchi in combinazione, guarda. Wow, bene. Lì cosa c'è? C'è un Lilligant che dorme. Fondamentalmente un vicolo cieco, quindi va bene così. Azurill.
Diciamo che ci sono alcuni Pokémon no sense. Punti che luccicano, pietre di seme. Bella. Questo? Un incoraggiaseme, un Elisir Max. Sto raccogliendo tanta spazzatura. Vorrei raccogliere sempre Revital Semi perché davvero servono un botto, ragazzi. Vabbè, è inevitabile. Sì che comunque sono rari, molto rari. Anzi, non vedo l'ora che si sblocchi l'orto Revital Seme all'interno del Poké Paradiso perché davvero non ne posso già più. Cos'è? Un giro giro tondo? Mi prendono in giro qui! Non è giusto! Allora. Tutto sulla destra, in basso. Ah, un altro vicolo cieco. Allora, in alternativa è sulla sinistra del piano 9. Va bene, ok. Ok, ok, ok. Bene, qua. Dovrei proseguire. E usare rotolamento che missa. Grazie, grazie mille per l'appoggio che mi dai. Ok, adesso va bene. Intanto, come potrete sicuramente notare, sto potenziando, sto cercando di potenziare molto nitrocarica. Vedete che lo sta oltrepassando la barretta rossa, quindi diciamo che è un punto a favore mio, perché nitrocarica mi serve parecchio. Già, anche per il fatto che aumenta la velocità, è una cosa buonissima. Bene. Lilligant, aspetta, era un Eledanza? Eledanza, mi pare. Credo di sì. Vabbè. Vabbè, vado io, dai. Foglia magica tanto non mi fa niente. E rotolamento. Grande. Perfetto. Va tutto a segno oggi. Mi piace così. Bene, bene, bene. Ok, qui in alto cosa abbiamo? Le scale, che bello. No, ma che caspita è successo? Mi dite cos'è successo? Cos'è successo? No, non ci credo. Sono riuscito ad attaccarli. No, vabbè. Sono riuscito ad attaccare Lilligant con rotolamento e nonostante io sia confuso, sono riuscito ad andare nelle scale. Mito. Ragazzi, oggi Tepig è un mito. Mi merito un mi piace per questo fantastico episodio. Davvero fantastico. Siamo già al piano 10. E tutto va benissimo. E salgo di livello, a livello 28. Nessuna mossa. Che delusione, Tepig, che delusione. Vabbè, fa niente, dai. C'è un altro punto che luccica là. Intanto ci sono le condizioni atmosferiche che non mi vanno a genio, quindi wow. Un seme? Uno store di seme. Peccato. Questa è una sonnosfera. Ma dei lingotti no, eh? Proprio zero. Anche perché ricordo che nei punti che luccicano ci stanno solitamente i come si chiamano, i lingotti, ecco. Allora, ecco, questo stupido Azuril mi stava quasi per mandare KO. No problem, ci sono le baccarance con me. Nitrocarica su Zebstrika. Togliamo già un 50. Possiamo notare benissimo che Ruotafuoco si è... Che sto dicendo? Sto delirando. Nitrocarica, che Ruotafuoco non l'ha mai appresa. Comunque è molto potenziata rispetto a prima, eh. Ok. Ciao. Fortuna che c'era i Dragon vicino a me, così ha attaccato quel Glemiao, perché... Boh, i Glemiao sono molto pericolosi. Bene. Una destra seme. Ma mi fate vedere un attimo a che servono queste destra seme, perché sinceramente non l'ho ancora capito. Per un po' fa progredire le mosse più facilmente. Vabbè, allora, che faccio? Magno. Ok. Per un po' almeno come caspita si dice? Progredirò, se si può dire così. No, 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 Meloderba, stupido. Non dovevi. Svegliati, Tepig, svegliati. Per favore. Fallo per me. Oh, meno male. Meno male, meno male. Ok, adesso andiamo tutte e due. Adesso sono cavolacci tuoi, eh. 45 e bye bye. Solamente con un nitrocarica. Non si trovano le scale in questo piano qua. Staranno... Oh, le ho chiamate. Stanno quasi per diventare una rarità.
No, dai, non credo. Spero solo di avere una scorrevolezza. Caspita, la spine trappola. Bene, c'è un'altra scala. Siamo al piano 12 e non finisce ancora. A sto punto penso sia al piano 15, perché solitamente non finisce in mezzo al piano 12, 13 o che sia. Ok. Glemiau. È un continuo affronto di Pokémon, però mi va bene così intanto. Ok, vai. Ma che... Oh, 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 che succede? Che succede? Vai via! No! Dai, non ci credo. Mi aveva paralizzato, per chi non l'avesse visto, eh. Quindi non potevo praticamente spostarmi. Boh, mi dispiace. Vabbè. Ciao. Adesso mi sposto di qua, così viene anche Hydreigon. Usiamo un bel ruotafuoco. Sì, ruotafuoco, mi sono fissato con ruotafuoco. Nitro carica, Dark, nitro carica, eh. In alto. C'è un Substrike, stavolta vai tu Hydreigon, che non hai fatto proprio una mazza in questo episodio. Se non fosse per qualche salvataggio che mi hai fatto. Ma veramente Hydreigon paracula molto. Sì, sì, ho notato questo. Vabbè, è un'ottima agevolazione. Chissà se al Poké Paradiso lo terrò. Spero tanto di sì, perché è molto forte. Scale. Siamo al piano 13. Ci stiamo avvicinando, attenzione. Gente che raccoglie semi. Beh, punti che luccicano. Ce ne sono molti, eh. Un altro incoraggia seme. E... boh. Le prese in giro di Pokémon Mystery Dungeon, che ti portano in dei vicoli ciechi inutili, proprio inutili. Ok. Sì, sì, è le danza, perché aumenta tutte quante le statistiche. Stupido Lilligant. Bye bye? Sì. Ce l'abbiamo fatta. Rotolamento. Ok. Continua a missare. L'odio. Questi semi qua sono molto diffusi, ho notato. Punti che luccicano, seme puro. Aspetta, il seme puro serviva a qualcosa, se non sbaglio. Qualcosa di importante, eh? Fatemi vedere. Siamo al sesta pagina. Seme puro. Teletrasporta il Pokémon vicino alle scale. Ma che culo! Andiamo! Perfetto! Siamo al piano 15. E non finisce ancora. Quindi si va più avanti. Non mi dite, per favore. Non ne posso già più. Beh, però comunque in circa 15 minuti, siamo a 18 minuti più o meno, abbiamo già fatto una gran parte del dungeon, eh. Attenzione. Diciamo che è stato molto scorrevole. E meno male. Perché Hydreigon non attacca? Fatemi capire. Ah, è perché ha finito tutti i punti potenza. A dirlo prima, eh. Vabbè, non mancano Elisir Max. Dai. Via. Ciao. Perché gli Elisir Max sono molto, come dire, molto mainstream su questo gioco. Ce ne sono tanti. Tanti, 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 tanti. Via. Io non posso attaccare perché mi fa fuori. Ho 34 PS su 97. Mi farebbero male. Zebstrike, vai tu Hydreigon, che tanto c'hai tutti i punti potenza ricaricati. E ciao ciao. Ho raccolto un sacco di soldi, ho 2000 poké. E nel conto, quanti saranno? Boh, tipo immensi. Big money for the PokéDark 97. Davvero tanti. Ma sul serio non ho più baccarance? Ah no no, ok. Ce ne sono parecchie. Erano un po' nascoste, mi stavo iniziando a preoccupare. Ok, vai. Perfetto. Store di sfere. Ne ho tante di sfere. Penso che depositerò tutto. Vabbè. Diciamo che è tutto utile nei dungeon, perché non c'è qualcosa che non serve in particolare. Cioè, ciò che trovi ti serve per forza.
continuano a colpirmi. Cos'è? La teletrappola? No, no, non mi dire che mi Ti odio! Ti odio! No! Aspetta, voglio vedere se ho un appello sfera, così almeno non se ne va in giro a fare cose. Appello sfera, non ne ho, vero? No, dai, le ho sempre avute. Non ci credo. Vabbè, raga. Che ci vogliamo fare? Stavo andando da questa parte, io vediamo se riesco a beccare le scale. Ai dragon si trova qui, quindi non è un problema. Fatemi vedere se qui ci sono le scale. Spero tanto di sì. Dove siete, scale? Zero, Vieni qua, vieni qua. Bravo, eccolo qui. Rotolamento. Niente da fare. Miss ancora. Oddio! Ha usato schianto e ha fatto brutto colpo. Ma questi Azuril! Ma sul serio, ma che... What? Ok. Ci siamo? Sì. No! Dai, mi addormenta pure. Fascino, diminuisce. No! Mi ero svegliato, ho attaccato... No! Svegliati, svegliati, Tepig, svegliati, Tepig, svegliati. Oh mio Dio, ragazzi, ci sono arrivato proprio per un pelo. Ti prego, fa qualcosa, Hydreigon, mandalo giù, via. Mi devo curare ogni secondo qui, perché davvero... Sì, ho l'ultimo Revital Seme, ma non vorrei sciuparlo, perché potrebbe servirmi per dopo. Non credo di arrivare automaticamente al Poké Paradiso, perché c'è altro da fare. Quindi boh. Dove caspita sono se scale? Non riesco proprio a trovarle. Ma perché faccio 5 di danno con... Oh. Ok, con Bracere faccio 51. Che caspita... Ah, pazienza. Bye bye. La Gaudiogala. Niente, devo ricurarmi perché qui mi mangiano vivo. Quanti PS ha lui? 64 su 65, ma mortacci tua. Lui è tipo tranquillissimo. Dai. Vai. Allora, a questo punto, osservando la mappa, mi conviene andare all'estrema destra. Perché? Perché all'estrema destra c'è un punto che non ho ancora esplorato, quindi bene. Oddio, odio questi Glemiau. Oh, fortuna che lo riesce pure a congelare. Mi ricorda tanto Paraglyph, che molto probabilmente vedremo dopo, perché sì. Andiamo giù, sì, e scale! Le nostre statistiche ritornano normali. Siamo al piano 16. Continua ancora. Mi sto iniziando a preoccupare. Non saranno mica 20 piani. Via, via! Tolgono tantissimo. Devo camminare piano perché... Perché boh, potrebbero uccidermi. Ok, ho già ripreso un bel po' di PS, dai. Possiamo andare un'altra volta veloci. Ma io non ce l'ho un altro seme di quelli là. Cioè no, c'ho il seme base, la... fatemi vedere, eh. Seme base, pietriseme, seme tenebra. Non c'entra niente. E stordiseme, basta, no. Pensavo di avere un altro seme di quelli là che reindirizzava automaticamente alle scale, però. Ci ho sperato fino all'ultimo, giuro. Ok, io mi sposto così il dragon attacca. È un ottimo difensore, eh? Intendo dire su Mystery Dungeon, attenzione. Ok. Bracere e ciao ciao Lifion. Mi lascia anche la bacca arancia che mi serve. Mi servirà tanto. Cosa stai facendo? Ah, usa protezione? Riccio lo scudo. Che roba è? Vieni qua, stupido Scolipid. Ok. C'è un punto che luccica lì sotto. Cos'è? Ma che è? No. Ma
Ma da dove sbuca questo Azuril? Cioè, ma possono anche sbucare fuori i Pokémon selvatici dal suolo luccicante? Cioè, io non ci credo, perché se davvero è così io non ci andrò più. Parassiseme. E ciao ciao. No. Ma quanti sono? Quanti siete? Vabbè, io mi sposto, eh. Fa tutto lui. Dai. Hai Dragon. Pensaci tu. No. Continua a riprendere vita. Come caspita si chiama? Ok, Azuril va via. Dai, Hydreigon. Ma non ci avrà mica bisogno di un altro... come si dice? Sì, non ha più tripletta. Vabbè, io tanto glielo do perché tanto ne ho tanti. Gli Elisir Max, gli ricarica tutto. Bene, 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 bene. Sono tantissimi! Ma ve ne andate via, per favore. Mi fate una cortesia. Oh, 73 e non muore, non ci muore. Oh, ne servono proprio due attacchi, devi... Non arrivi a mandarli KO, bruttissimo. Cioè, anche dei Pokémon stupidissimi come Pansage, però vabbè, che ci vogliamo fare? Niente. Sulla sinistra, cosa abbiamo? Scale, che bello! Siamo al piano 17. E questo incubo continua ancora. Dai, ma come caspita fa a confondermi? No, 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 ma che attacchi me? Come fai? Ragazze, ho paura di Hydreigon. Continua a scaraventare attacchi a random. L'ha colpito! Che botta di culo! Fantastico, vabbè. È un grande Hydreigon. Ricordo che ancora ho l'attacco combinato, eh. Posso fare qualcosa. In alternativa. Vieni qua. Vieni qua. Vabbè, tanto metto lui che può attaccare a distanza, quindi... Ok, sono molto tranquillo con Hydreigon. Fossi stato da solo, sì. Con molta probabilità avrei già perso. Tanto per dire, ecco, per la cronaca, Dark sale a livello 29. Automaticamente dovrebbe salire di livello anche Pikachu, perché alcuni dei punti esperienza vanno anche al Pokémon che non c'è. Quindi avrete un'agevolazione anche per il Pokémon assente. Se non sbaglio, dopo che ritornerete all'avventura insieme a Pikachu, dopo aver iniziato un normale dungeon, salirà di livello come se niente fosse. Salirà tipo di 8 livelli. Ok. Vicoli ciechi. E non ne posso più. Quando finirà? Sembra uno di quei bambini che è stufo di... Vediamo un attimo. Zero da questa parte. Wow. Ma io mi domando, ma i punti potenza di Tepig non finiscono mai? Sono tipo infiniti, soprattutto quelli di nitrocarica. Continua ad usarla. Ok, scale. E... siamo arrivati! Che bello! Ok, non salviamo l'avventura e andiamo avanti. Dove siamo? Pare che la landa finisca qui. Superato questo tratto potremo proseguire più speditamente. Bene, andiamo allora. Ok. Credevate davvero di poter sfuggire tanto facilmente? Megle Meow? Scusate, Paragly. Con tutti sti Glemmiau che ho affrontato, pensa te. Questa voce. Devono essere loro. Il Pokémon che hanno assalito Espeon, il Pokémon. Escadrill. Oh no, degli Escadrill. Siete dei poveri illusi se credete di poterci sfuggire. Se, al contrario, ce l'aspettavamo. Non sapevamo, non speravamo di potercela cavare tanto facilmente. Tuttavia, non abbiamo nemmeno intenzione di soccombere facilmente. Questo lo sappiamo bene. Vada per Dark da solo. Ma se ti ci metti anche tu, Hydreigon, le cose si complicano. Per questo noi siamo qui per lottare. Non siamo qui per lottare, ma perché abbiamo qualcosa da riferirvi.
Qualcosa da riferirci? Abbiamo catturato Pikachu. Cosa? Pikachu? Esatto, Pikachu è nelle nostre mani. Se volete salvarlo, venite ai Colli Bucherellati. La fine che farebbe Pikachu nel caso non vi faceste vivi, ve la lasciamo solo immaginare. A presto allora. Sono tipo scomparsi. Cos'era, un fumogeno? Vi aspettiamo, non deludeteci. Ah, che vigliacchi. Moon e gli altri ci aspettano. Mi pare che abbiano detto ai Colli Bucherellati. Non vorrai mica andarci sul serio. Ma non puoi, è una trappola. Non sappiamo neppure se Pikachu sia davvero là. Non ne abbiamo la certezza. E se invece Pikachu non ci fosse e tu venissi sconfitto, cosa faremmo? Capisco che tu sia preoccupato per Pikachu, ma sono convinto che sia un bluff di Moon. Non possiamo assolutamente abboccare. Pensiamo invece che Pikachu sia al sicuro e torniamo anche noi al Poké Paradiso. So benissimo che questa potrebbe essere solo una trappola, che Pikachu potrebbe non essere affatto loro ostaggio, però se davvero fosse nelle loro grinfie... Dove vai? Eh? Vuoi che ti indichi la strada per arrivare ai Colli Bucherellati? Se anche fosse una trappola non potrei far finta di nulla. Pikachu è troppo importante per me. Oh. No, non devi farlo. Non devi andarci per nessuna ragione. Tanto non mi daresti mai ascolto, vero? Sei proprio decisa ad andare, eh? Effettivamente. Ah, lo sapevo. E va bene, accidenti. Anche se ti sembrerà strano, in realtà sono contento. Eh? Viaggiando con te ho imparato a conoscerti. Credo di aver capito che tipo sei. E anche se prima stavo provando a dissessuarti dall'andare, in realtà speravo che tu non mi dessi retta. Dark non darà mai ascolto alle mie parole, pensavo, e correrà in corsa del suo amico. Anzi, pensavo, ti prego, fallo. E per fortuna così è stato, come immaginavo, Dark. Non ti smentisci mai. Preferirei evitare complicazioni, ma so che Pikachu per te è un amico prezioso, vero? Come per me che sono alla voce della vita, il mondo è l'amico più prezioso. Un'irrinunciabile presenza. Forza allora, andiamo a salvare Pikachu. E io ti aiuterò. Ai Dragon. Ok. Perfetto, adesso dovremo arrivare in un'altra metà del Monte Kelluea. Non ce la faccio più, giuro. Da qui arriveremo ai Monti Bucherellati. Si tratta di colline con delle aperture qua e là. Questi fori rappresentano caverne varie di dimensione, tutte collegate tra di loro. Ci sono tanti luoghi in cui nascondersi. È un posto perfetto per un agguato. Come ho già detto poco fa, sono convinto che si tratti di una trappola e probabilmente Moon ci aspetta sulla cima. Procediamo con cautela nel dungeon. Non si sa mai cosa potrebbero escogitare. Cerchiamo di fare molta attenzione. Bene ragazzi, ok, abbiamo finito per oggi, sì. Ci sono le onde V di tipo spettro, abbiamo raccolto davvero tantissimi soldi. E niente, depositerò come al solito gli strumenti, ordinerò l'inventario e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Come al solito ricordatevi di lasciare un mi piace esplosivo per questo fantastico episodio che è stato molto elettrizzante e veloce. Cioè, veloce mica tanto. Durato mezz'ora. E niente, commentate sotto per dirmi la vostra, qualsiasi commento con consigli e tant'altro, e ben accetto tutto come al solito. E niente, Darko vi saluta e ci si becca col prossimo episodio di Pokémon Mystery Dungeon, i portali sull'infinito. Ciao a tutti.